La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Vorrei aggiungere una nota a questa serie di video. Allora, Infamous è stato uno dei primi giochi PS3 a introdurre il concetto parkour e è una cosa bellissima, è fatto bene. Non ho assolutamente... c'è un uccello lì. Nulla da recriminare a questo gioco perché veramente è stato e rimane uno dei miei preferiti in assoluto del periodo PS3. Ecco fatto. Ma ora come ora che sto giocando anche Dying Light, che è anche lui con il parkour, mi sta capitando di confondere i comandi. Per esempio, in questo gioco con R1 fai la planata, lì invece salti con R1 e quindi vado in confusione a volte. La prossima missione è riporta l'energia a Shenzhen Parish. Ok, Zeke. Penso di averlo trovato. Ok, in qualche modo la milizia è riuscita a isolare quel trasformatore da tutti gli altri di Ascension Parish. Forse posso collegarlo al successivo. Sicuramente. Com'è che si faceva? Ah, così, Dio mio. Sai che me l'ero totalmente dimenticata sta cosa? Ok, ho avviato il trasformatore successivo. Bene, raggiungilo subito. Ci metterà un po' ad accumulare tensione. Già. Inizia, proverà a disattivarlo prima che il relè abbia riavviato il condensatore. Davvero? I relè riavviano il condensatore? Ehi, tu hai fatto una scuola per secchioni. Io l'istituto tecnico. Quindi chi io è lo scemo adesso? In teoria, sempre la milizia. Devo stare lontano dalla rete elettrica. Mi fa sentire... non so come spiegarlo. Assetato. Impotente? Stai attento, bello. Qui non puoi ricaricarti. Wow. Rimani sui tetti. Ehi, Cole. Ho intercettato alcuni discorsi della milizia. Sono incazzati neri e si stanno dirigendo tutti verso di te. Granata! Prendetelo prima che scende la... Granata! Fubum! È innescata! Indietro, indietro! Ma come? Ma scusami, ma è ancora difeso, non l'hanno manco toccato! Che difendo cosa? Ah, wow! Levati! È alle corde! Ecco qua. Andate bene tutti un po' a fanculo. Ma che avete preso? Indietro, indietro! È innescata! Eccolo! Oh, aspetta, aspetta! Dov'è? Dov'è il coso ionico? No! Ok, uno è andato. Volevo fare un altro tornado! Ma che palle, aspetta! Avevo visto un cristallo, vabbè, fa niente. Allora, no! Perché mi dimentico i cosi aerei che sono invertiti. Dov'è? Dove sei? Non ti vedo. Un po' più lontano non c'era questo relè? Ecco fatto. Ehi, mi ricordo che tra l'altro questa strana roba qua uccide anche i nemici. Fredda come le palle di un morto. Se non la vedessi respirare, giurerei fosse morta. Non sembri troppo preoccupato. A dire il vero, mi ricorda quando mi presi cura di te dopo l'esplosione di Empire City. Ma io e Trish ci preoccupammo per niente. Trish avrebbe dovuto preoccuparsi. Si è sacrificata per salvarmi. Porella. Che in realtà alla fine, beh, non è che si è proprio sacrificata, l'hanno sacrificata, quindi diciamo che hai un po' forse anche romanzato la sua morte in questo modo. Giustamente se ne fa una colpa, e come biasimarlo, però eccoci arrivati. Accenditi. Ok.
Sabotate questo trasformatore, presto! Forza ragazzi! Morti? Prendi questo, mostro! Aspetta un attimo, ma io ce l'ho quello gravità? Sì, perfetto. Merda, troppa gente. Dove sei? Eccovi là. E uccidete il mutante. Dammi quella carica ionica. Dammela. Ok, qualcuno l'ho preso di sicuro, dai. Sta per esplodere. Sta anche tutta per esplodere. Vai via. Kataboom te. Era ora. Ah, c'è pure uno col mitra lì. Aspetta un attimo. Ce n'è più di uno col mitra. Dannazione a voi. Aspetta, aspetta. Ormai ero partito e pensavo fossero scomparsi, ma scusami. Vabbè. Avevo fatto partire la cosa, ma... Ecco, infatti, me lo ricordavo che potevi uccidere i nemici con sta roba. Me lo ricordavo io. Certo, passare in mezzo ai palazzi, sicuro, non è l'idea più semplice. Ma almeno questi qua col mitra li facciamo fuori. Spero più che altro che la carica ionica rimanga lì il tempo che io adesso arrivo. Dov'è? No! L'ho presa? Sì, l'ho presa. No, è esplosa prima, cacchio. Fanculo. Vabbè, a sto punto tanto ormai non mi serve più passare in mezzo ai palazzi. L'abbiamo fatto prima perché... Allora, Zik. L'abbiamo fatto prima perché, almeno... Pensi che possa diventare come ero io dopo l'esplosione? Non lo so, amico, forse. Senti, mi spiace di aver tirato fuori Trish a quel modo, senza motivo. So che è un tasto dolente. Tranquillo, ormai ho accettato i miei errori. Eh beh, 3, 2, 1, vai! Attenti! Aspetta! Presa? Che è successo? Dov'era sta esplosione? Ho tolto la sicura! Attenzione! Ok, carica ionica presa. Fuori! C'è troppa gente. Andare nelle fogne era molto più semplice. Allora, aspetta, aspetta. Ah! Ho bisogno di quella carica ionica. Fermi. Ok, è andata. Ok, sì, così. Andata, dai. Sono un po' più lunghe rispetto a... Infamous 1, le missioni di riaccendere l'energia, ma... Il concetto non cambia, a parte il fatto che non ricevi potenziamenti. I soldatini hanno appena rapito una ragazza nei bassi fondi. Intendo, senza pudore, in pieno giorno. Ti conviene trovarla, faresti la figura dell'eroe e guadagneresti un sacco di nuovi fan. È piena notte, ma va bene Zik, va bene uguale. Lo accettiamo così come sei. Ah, tra l'altro, siamo nel cimitero, che può sembrare una cosa da niente, ma nel cimitero qui avviene lo scontro principale con Festival of Blood. E Festival of Blood, allora, è vero, lo avrò giocato una volta, perché appunto l'ho giocato solamente quando è uscito, ma mi era piaciuto veramente tantissimo. Mi era piaciuto veramente tanto. Curiamo sta gente, che devo aumentare un po' il mio karma. Ecco fatto. Prendiamo questo frammento. Prendiamo anche questo qua sopra, se
riesco, esatto, a salire sulla statua e siamo a un'altra sfera di energia. Ottimo lavoro. Ma come ha fatto a chiamarmi cuoche? Che in questo momento è catatonica. Sta crepando quella ragazza. Vediamo di salvare quindi questa ragazza che è stata rapita. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Dove sei? Qualcuno mi aiuti! Arrivo, arrivo. Come butta bello? Buongiorno a voi. Era da un po' che non vi vedevo in pieno fermento, a voi o sbaglio? Allora, aspetta un attimo. Via! Visto che ce n'era uno qua gratuito. Comunque ho capito cosa stanno facendo qua. Sei tu. Ti salvo io, dove sei? No. Aspetta. Dove devo sparare di preciso? Mettimi giù. Ti aiuto se riesco. Uno e due. Sei libera, vattene. Dobbiamo trovare zio La Roche. Perché? Lui è come te, non ha paura di combattere la milizia. Bene. Andiamo a seguire zia Otto. Ecco fatto, un bel coppino sulla capoccia pelata. Non te lo leva nessuno. Via anche tu. Porca puttana, che colpo. Allora, volevo usare di nuovo la carica ionica, ma... Dai però, ragazza, vai. Dov'è zio? Ah, scusami, io è andato... dritto per dritto nella palude. Dicevo, volevo usare un attacco con la carica ionica, ma non appare più nessuno. Stai giù! Dai, ti sfido a sparare se ne hai il coraggio. No, scusami, non volevo colpirti. Ragazza, alzati per favore. Scusami, non volevo colpirti, alzati dai. Che già sta missione sicuramente ti devo inseguire da qui a tutto il resto della città. Ho sentito ansimare, sicuro sta arrivando un altro di quei cosi. Ecco appunto. No, è quello esplosivo questo. Devo curarmi. Mi ero dimenticato della loro esistenza. Levati, non ti devi mettere in mezzo mentre sto menando le mani, deficiente. Se no le prendi. Vieni qua tu che ti faccio un colpo finale. Ecco qua. Perfetto, carica ionica ottenuta. Andiamo. Certo che per combattere questi nemici il melee è la cosa migliore. Il problema è che hanno un sacco di resistenza, purtroppo. Dai, muoviti. Quanto odio le missioni seguimi o... Perché ce l'hanno con te? Sono dei mini scarafaggi. Dai, dove sei? Ecco fatto. Dai, andiamo. Comunque la domanda del perché ce l'abbiano con loro è legittima. Ti prego, okay. Tu mi hai curate. Ora devi curare anche loro. Sì. I ribelli combattono la milizia insieme a mio zio. Pensavo che mangiassi i bambini, non che aiutassi la gente. Non dimentichi. Cosa sono, comunista? È nostra! Porci della milizia!
porca troia, che colpo, ragazzo. No, ti prego. Dai, muori. Ecco fatto. Ecco fatto. Più avanti, ho capito, ragazza, però ti devi muovere, sei lenta, maledizione. Ho capito, zio vuole aiutare e tutto il resto, però... Zio La Roche, ci sei? Sara. Questo tizio mi ricorda uno in una serie di D-Max. Posso anche capire perché la milizia compia questi sacrifici, ma non con la mia famiglia. Cosa? Tu lo sapevi? Beh, capirai crescendo. No, non lo farò. Ora non... Sara, chi c'è con te? Mi ha salvato. Lui mi ha salvata. C'erano centinaia di mostri e lui li ha combattuti tutti. Sa fare cose che non puoi immaginare. Il demone di Empire City. Ehi. Piano. Vogliamo entrambi la stessa cosa. Più o meno. Tu vuoi la milizia via da casa tua? Io voglio che smettano di spararmi. Duh. Che ne dici di collaborare? Uccidi quel coso e poi ne riparliamo. È qui! Senti, non devi per forza fare l'eroe. Quella cosa è troppo grossa anche per te. Sì, sì, sì. Fai come me. Sì, 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 sì. Allora, io ho optato per la granata dove sei? Dell'elettrocuzione, proprio perché così potevamo combattere questi qua grossi. Il punto è che adesso... mi viene il dubbio se lui ne ha affetto. Bene, io intanto sono rimasto senza energia. E sinceramente... via da qui! Che una cosa sola me la ricordo benissimo di lui. Ti può mangiare. Questo coso ti può mangiare. Dai, vieni, apri quella bocchina. Aia, le caccole esplosive no però. E dai. Ma più che altro mi ricordavo che colpire le parti molli era comunque una cosa possibile, tipo il pezzo lì di braccio. Per quello sono andato sul sicuro facendo così io. Andiamo via. Dai, apri quella bella bocchina. Voglio provare a lanciargli una macchina, sai? Ecco. Meno male. Niente, cacchio, nel momento sbagliato. Ma più che altro questa morte è stata stupidissima. E vi spiego anche il perché. È stata stupida perché io avendo il colpo lento qui, quando lui mi ha preso non potevo sparare a raffica. In realtà lui è stupidissimo perché con un colpo così potente lo uccidi facile, però non mi aspettavo mi facesse la presa. E poi faccio schifo a mirare io, a quanto pare. C'era un albero di mezzo, cazzone. T'ha protetto l'albero, stronzo. Dai. Apri quella bella bocchina. Come tua madre.
Sì. Sì. Stronzo. Continui a non piacermi, ma ti sei guadagnato la mia attenzione. Vabbè. I ragazzi ti vedono come un messia, chissà perché. Cura qualcuno dei feriti e scoprirai che sappiamo come restituire un favore. Va bene, va bene. Grazie. Grazie per aver salvato mio nipote. Non c'è di che. C'è qualche ferito qui? No, però c'è un cristallo. Io li chiamo cristalli, ma sono i frammenti dell'esplosione. Ehi, pronto per una notizia bomba? Vai, dimmi. Di nuovo operativa. Dovreste proprio incontrarvi, ha qualcosa da darti. Detto un po' così, Zeke.